Al centro LPG Group di Casoria si affrontano la formazione locale e gli ospiti del CUS Napoli. Andiamo a vedere le fasi salienti del match. Subito un tentativo del CUS che va vicino al gol, ancora ospiti pericolosi con la parata dell'estremo difensore locale. Abate il sinistro, splendido con l'1-0 al nono minuto. Grande il gol, sarà la giornata del capitano dell'LPG Group. Ancora in avanti la formazione locale con questo destro alla parata dell'estremo difensore. Ospite ci prova, il CUS Napoli va vicino al gol con Gauthier. Poi altra ripartenza splendida con l'1-2. Abate Sapio sbaglia il numero 11 dell'LPG Group che spinge sull'acceleratore sempre con Abate. La posizione defilata, arriva il 2-0 al sedicesimo minuto di gioco. Non finisce qua ancora la chance per l'LPG Group. Qui pericoloso colpisce il palo con il numero 11 Sapio. Sembra un monologo per i padroni di casa che trovano anche la rete del 3-0 con Abate al 23° minuto di gioco. Insiste con un primo tempo che potrebbe davvero dilagare l'LPG Group. Poi la reazione del CUS Napoli nel finale di prima frazione. Attenzione, qui ha una tripla chance. Finisce così però primo tempo con le immagini. Andiamo alla ripresa, arriva il 3-1 targato Esposito dopo 3 minuti, neanche il tempo di esultare, che arriva al quarto la rete di Testone con questa splendida azione corale per il 4-1. Il CUS Napoli comunque cerca di restare in partita, prova a reagire ancora con questa iniziativa, bella l'azione, poi il sinistro finisce alto sulla traversa, ancora CUS Napoli pericoloso, si salva in qualche modo la difesa dei locali, prova a sfruttare questa chance, colpisce il palo esterno. Poi ancora CUS Napoli con questo tentativo, questa conclusione bassa, di nuovo LPG Group, tante occasioni con le squadre che si allungano un po' nella ripresa, di nuovo CUS Napoli pericoloso con questa gol di Boschetti, poi arriva l'espulsione di Sapio che inspiegabilmente va a protestare in maniera veemente contro l'avversario, si becca il cartellino rosso, una partita che ormai sembrava già segnata con la formazione ospite che però non ne approfitta, e così nel finale di tempo ancora l'LPG Group con il solito straordinario Abate trova il gol del 5-2, quello che chiude la partita. Ancora il tempo per registrare qualche occasione per i padroni di casa con questa conclusione di Montella, poi ancora un palo colpito. E insiste il team locale, sempre con Abate. Questa volta arriva il gol di Marasco, quello del 6-2 definitivo, che chiude i conti qui al centro del PG Group di Casoria. Purtroppo le occasioni che abbiamo avute, soprattutto il primo tempo, sullo 0-0 abbiamo avuto tre occasioni proprio nette. Siamo entrati noi in porta e la palla è rimasta fuori. Siamo andati, abbiamo buttato via troppi. Non meritiamo questa posizione in classifica. Nel 2013 a noi interessava che iniziava con una vittoria, non contro di chi, ma dovevamo vincere. Io mi auguro che raggiungiamo il nostro obiettivo, quello dei playoff.